Ormai siamo ossessionati, come vedete ne abbiamo due e proveremo anche l'altro. Abbiamo una strumentazione. Io però vorrei farvi notare un tester tra i miei preferiti che ho smontato, cinese, e questo Fuke. Il tester Fuke. Io questo Fuke ce l'ho da, boh, da una ventina d'anni. Comprato dai cinesi ed è veramente roba di un sacco di anni fa e voi non avete idea di come è fatto. Ve ne faccio vedere uno di adesso. Ecco, adesso qua c'è un macello di tester. Vi faccio vedere questo, che è un tester sempre cinese, comprato dal cinese, e che io adesso accendo e vediamo di misurare questi che il mio Unity misura come 11,98 volt. Ecco, lo metto così, mentre lui, guardate che delicazitudine, ha addirittura i tappini per non pungersi. Ma io qua all'alimentatore ho dato 11,97, io misuro 11,98, ecco, già mi sta andando in corto. Quindi c'è qualcosa che non va, ok, sono in ampere, sono un coglione io. Sono io il coglione. Va bene. 11,96, dai. È abbastanza preciso. Dodici e uno, l'Unity mi misura 12,4. Diciamo che mi misura come l'alimentatore. Vedete, 12, 12 e 3 e l'alimentatore 12. Va bene, stiamo misurando a vuoto. Però ora facciamo un'altra prova. Ecco, ho dato un carico e lui adesso misura 11,94 con 11,91. Mentre l'alimentatore mi dice 11,99. E quindi cosa succede? Succede che comunque sì, dai, come precisione più o meno ci siamo. 11,8 su scala 200 volt, 11,91, magari sono falsi contatti, no. Però io vorrei guardarlo dentro come è fatto questo coso, per spiegarvi un paio di cose. Ormai abbiamo preso la via dei tester e quindi parliamo di tester in questo video, non solo di tester a qualità eccellente industriale, ma parliamo di Cina e di tester e delle cose di una volta e delle cose di oggi, perché c'è una notevole differenza. Io adesso aprirò questo tester, che sarà costato qualcosa come una decina di euro e che tutto sommato sembra discreto, ma poi lo proveremo bene. Ma io voglio mostrarvi una situazione interna. Noi adesso lo apriamo e voilà. Apriamo disarticolando con violenza ed ecco qua il nostro tester. Come vedete, tutti i componenti SMD. C'è un fusibile, il che è buono. C'è un piccolissimo shunt qui, non male, però è piccolo, ma è tutto SMD. Questo è connesso con un filo qui che va sul comune che va a questo. Sì, potrebbe essere una sorta di fusibile, ma chi lo sa, non comprendo. Però vedete come è tutto... attenzione, forse mi devo ricredere, perché sto osservando una cosa. Alcuni di questi tester hanno una scheda molto scarna, contenente solamente il circuito integrato di controllo e poco altro, veramente poco altro. Ma qui vediamo di più, vediamo che ci sono anche dei punti di regolazione e questo, devo dire, mi stupisce. Qui ce n'è un altro, VREF, e può darsi che ce ne sia qualcun altro, però io adesso sono senza occhiali e non li vedo.
però ho già visto due potenziometri. Qui c'è la possibilità di mettere due diodi, non so perché, molto strano. Comunque, e questo è il tester, questo qui. Quelli di oggi sono fatti così, o addirittura sono fatti meno di così, cioè hanno molto meno componenti e non c'è assolutamente possibilità di regolarli. Qui invece vedo che c'è qualche possibilità, ci sono come minimo due potenziometri, quindi proveremo a tarare questo. Ma io voglio tornare a parlarvi del tester che ho comprato anni fa, il Fuke. Guardate cosa c'è dentro il Fuke. Guardate che roba. La quantità incredibile di componenti discreti e di componentistica in generale. Qui abbiamo diversi circuiti integrati. 1, 2 e 3 e punti per tarature. Questo tara i volt, questo tara la lettura dei condensatori, perché questo coso misura anche i condensatori, e poi devo ancora scoprire che cosa tara questo, ma adesso faremo qualche prova. Ed è veramente notevole. Guardate che shunt gigantesco è il fusibile. Io devo dire che un coso così non l'ho più trovato in vendita, non l'ho veramente più trovato. E questo è il motivo per cui quando io vado a misurare con questo posso tarare la tensione e rendere le letture perfettamente uguali con tester più migliori, più megli. Ed ecco infatti la lettura 11,95, 11,95, 11,99, ma so che questo è un 2 millivolt più alto, 2-3 millivolt. Se volessimo fare, vedete, 11,96, 11,96, volessimo proprio tarare, possiamo girare questo e vedete che la lettura varia, ma lo riporto a 11,96, perché così è un pelino più di questo, ma siamo lì, vedete. E non starò ad equalizzarli perché sono già uguali sostanzialmente. Mi fido di loro e mi fido di lui, mi fido di lui. Socialismo lui. Condensatore. Abbiamo questo da 47 nanofarad che mi misura 46,08. Quindi io lo prendo e lo ficco qui. E sono fuori scala e mi misura, invece di 46,08 mi misura 45,2. Quindi se volessimo equalizzare, allora lo portiamo a 46 e qualcosina. Ecco. 45,9 no, preferisco 46,1 se ci riesco. Però come vedete questo coso è tarabile. Va bene così. Poi ovviamente i contatti sono quelli che sono, però è incredibile questa cosa, è veramente incredibile. Ora resta da scoprire che cosa tara questo. E così tariamo pure lui. Una cosa che ho notato è che la batteria fa falso contatto e questo a volte mi varia le letture. Ma è un problema di poco conto. E abbiamo scoperto che cosa tara questo potenziometro. Attenzione, tara la lettura della corrente alternata. Io prima ce l'avevo così, mi segnava 242 volt, sono oggettivamente 2,29, non lo so, ma adesso lo misuriamo con lui. Molto a cazzo, io leggo
leggo delle oscillazioni, 2, 3, 3, 7, ho resettato a 2, 4, vedete 2, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, potrei scendere, ecco, ecco, stavo facendo un corto della Madonna qui, adesso lo setto meglio, va. Ecco qua, alligatori, diamo la 2,20 e misuro 233,9, 2, 3, 4. Va bene, posso scendere un pelino, proprio un pelino. Lo do per buono e quindi abbiamo capito che questo tara la corrente alternata, questo tara la corrente continua, sì, la tensione alternata, la tensione continua e la lettura dei condensatori. Il resto sono resistenze, quindi sono già tarate di loro. E adesso misuriamo le resistenze, ma mi sembra di aver già visto che siamo messi bene. Misura un po' a cazzo, 4,09, me lo segna 4,1, va bene, con 4 settati qua. Però se saliamo, vediamo un po', 24, perché ho aggiunto 2 decadi, 124, e sono 124 che lui misura. Adesso quando premo qua e fa la misura, lui mi sballa tutto, perché ovviamente lui manda le sue correnti e mi tira fuori. Vediamo cosa mi capisce, secondo me non capisce un cazzo. Perché c'è il tester in mezzo, infatti. Molto interessante. Dovrei scollegare il tester e rifargli la misura. Vediamo se mi misura questi 124 ohm, virgola qualcosa. 124,3. Mentre lui, se riesco a ficcarlo, 123,9. 124. E uno, sì, non abbiamo quattro cifre, forse posso scendere sul kilo ohm, 1121 anziché 1124, va bene, sì, direi che è abbastanza preciso, io questo test lo trovo abbastanza preciso, discreto, discroto. E quindi questo è il fuke che useremo anche lui come un tester di confronto per provare i nostri tester di qualità eccellente industriale. E insomma, dopo aver bestemmiato come i turchi, perché ho dovuto cambiare anche il connettore della batteria 9V, adesso è tarato e quindi ci siamo. Legge bene qualsiasi valore, condensatori, resistenze, tensione continua e alternata. Non ho badato alle correnti perché me ne sbatto, sostanzialmente me ne sbatto. Potremmo anche provare, però me ne sbatto. Adesso proviamo a tarare questo. Per fare ciò devo toccare questi due dietro, ma se li tocco non posso guardare, quindi dovrò inventarmi qualcosa con uno specchio, vediamo. Fanculo il posizionamento della telecamera, fanculo. Io ho questi convenienti specchi da camion o da auto, adesso non ricordo più. Ora voi sicuramente non riuscirete a vedere, ma devo vedere io, non voi. Devo essere io a leggere al contrario, peraltro. Quindi con un cacciavitino proverò a toccare tipo questo. Oh, funziona. 70. Certo, se 15 magari anche no, perché passa da 11 a, ah no, 12,05, non è 15, è 12,05, quindi un po' meno, direi che ci siamo.
Più che ottimo. E ve lo faccio vedere perché tutti i cazzi non vengono mai da soli. Ovviamente quando tocchi una cosa se ne rompe un'altra. E qua quello che si è rotto è... il filo di alimentazione è andato in corto. Infatti adesso non si accende neanche più perché sicuramente è andato in corto. La batteria ha cominciato a scaldare e quindi devo cambiare questo filo. Ma che due coglioni! E abbiamo tarato anche lui, dai! Qui mi manca una cifra, sarà 0,5 volt di differenza tra i due, ma me ne sbatto. E che dire della misura del condensatore? Praticamente perfetta! Va bene! Ho controllato le resistenze e me le legge giuste, quindi questo è, diciamo, discreto, discretino. Adesso però veniamo all'esperimento principale, cioè il confronto tra due tester di qualità eccellente industriale, entrambi adatti ad usi miniere. Quindi ora noi collegheremo masse con masse, non so come, perché qua mi servirà un altro contatto. Va bene, lo farò col verde, quindi questa massa è verde e la colleghiamo qua. Ok, e quindi queste sono le nostre masse, dopodiché il positivo sui positivi, bisogna comunque restare positivi, così, e questo sarà giallo, che sarà connesso anche lui a questo, bene, positivo, dopodiché il nostro tester di controllo sarà lui, che trastiamo, noi lo trastiamo e vediamo un po' che misurazioni avremo. Ora abbasseremo la tensione e accendiamo. Beh, sembrano uguali. Sembrerebbero uguali. Forse questo misura un pelino di più. Quindi se io alzo adesso, se io alzo e porto a... ma vaffanculo al tester che si spegne, vaffanculo! Fanculo! Perché mi misura 3 volte? Perché sono a 3 volt. Quindi lo porto a 5. Ecco, sono a 5 volt. Se ci rimanesse... ma purtroppo questo stronzo di potenziometro, vabbè, 5,15. Allora questo rimane un po' più indietro, ma lui è al centro, quindi siamo quasi, ci siamo quasi con lui, eh? È azzerato, quindi con lui ci siamo quasi. C'è una differenza tra i due, non so se si nota. Io nel frattempo muoio di allergia. Questo sembra più migliore. Io adesso alzo a 10, se ci arrivo. Oscillante 10, 9, 7, 10. Ecco, sono a 10 volt. E entrambi mi vanno a fondo scala. Non è proprio una risposta lineare. Adesso siamo sulla scala a 50 volt. Andiamo dalla scala a 50 volt e andiamo a 13,14. E qua non si capisce più un cazzo.
perché non si, c'è il 10, 20, 30, 40 e 50 che è segnato su queste scale, su questa scala nera qua, però non ci arriva. Insomma, è veramente un troiaio. Questo coso è tutto un troiaio. Torniamo a 10. Come potete immaginare, non si capisce un cazzo, perché qua dovrebbero essere 10. E qui che cazzo è? In teoria qua il 10 dovrebbe essere qui, all'altezza di questo 50. Oppure all'altezza di questo 2. 10, 20, 30, 40, 50. Non si capisce un cazzo. Perché se io vado sulla scala 10, adesso commutando, sono a fondo scala. A fondo scala. Lui un po' di più, ma lui è perfetto. Scendiamo a 8. Ecco. 8, 8, 8. E qui mi segna cazzi. Mi segna qua 9 invece che 8. L'8 è qua. E qui mi segnerebbe 10, 8, 6, 4. 2 e 0, 2, 4, 5. Il 5 dovrebbe essere al centro. 6, 7, 8. E 8 è un po' più in là. Qui 8 invece è un po' più indietro. Qui è un po' più avanti. Insomma, è un troiaio sto coso. Andiamo a 5. Anzi no, andiamo a 6. Arrivaci a 6. Ecco, 6 volte, dai. 6, lui mi segna esattamente al centro, 5. E anche lui. Quindi, insomma, segnano valori a cazzo, completamente a cazzo. Quindi apriamo questo. Questo è quello nuovo, è quello che era sigillato. Vediamo se è uguale a quello di prima. Sì, è praticamente uguale. Ora non perderò tempo ad aprirlo, ma vedo già che i componenti sono disposti allo stesso modo. Il troiaio è proprio identico. I contatti della batteria, che sono qualcosa di disgustosamente incivile, però a quanto pare la batteria ci è entrata con violenza. Che strumento meraviglioso! Veramente adatto ad usi in miniere, ma quello che volevo vedere adesso era capire se e come misura queste resistenze. Vabbè, devo andare a 10, perché devo andare a 10 e non ci va. 20 e va a 24. 30 e se ne va quasi a 40. È proprio a cazzo. È totalmente a cazzo. 6, 7, 8, 9. No, sono rimasto fermo. Va bene. 8 e sono già oltre 10. Sono a 120 ohm. Allora, 100 ohm. 100 ohm me ne segna 130 circa. 200 ohm me ne segna 300. 300 ohm me ne segna 400. E vabbè, oh. Misurazioni a cazzo. Vediamo in scala 1 kilo ohm. E io gli do 1 kilo ohm. E me ne segna 600. Ne do 2 e me ne segna quasi 2. E ne do 3 e me ne segna 4. Resta comunque un ottimo strumento adatto ad usi in miniere e non ci resta che provarlo in miniera. Io ho recuperato anche degli schemi perché ho provato a capire se si potesse in qualche modo tarare questo oggetto, magari adattando i valori di resistenza. Il problema è che secondo me questo strumento non ha una risposta lineare. Qua me lo dà da 157 microampere, qui me lo dà da 160
E in realtà, secondo me, è uno strumento completamente a cazzo. Non ho una risposta lineare su ciò che leggo. I valori delle resistenze interne del circuito corrispondono, quindi c'è ben poco da tarare. Dovrei farmi quattro conti e capire se è tutto corretto, ma... Io blamo lui, blamo lo strumentino, che andrebbe provato a parte con... scollegato con un'alimentazione apposita e vedere i microampere del funzionamento. Ma noi ci accontentiamo così di questo prezioso strumento. Quindi perché ci ostiniamo a giocare con questi vetusti, antiquati strumenti, seppur di qualità eccellente industriale, adatto ad usi in miniere? Primo, perché prima o poi noi andremo in miniera. Secondo, perché i tester analogici hanno il loro perché e si usano principalmente, diciamo che sono molto comodi quando si devono misurare delle variazioni di tensione che siano molto veloci, tipo l'uscita audio di un amplificatore. E se questa ha delle variazioni veloci, tu vedi il lago che si muove e capisci come sta variando il segnale. Su un tester analogico questo è molto facile da vedere, mentre su un digitale tu vedi una serie di numeri che si muovono a cazzo ogni secondo e quindi non capisci un cacchio di quello che sta succedendo. Quindi lo trovo sicuramente più vantaggioso. Vediamo, vi faccio vedere una prova invece con la carica di un condensatore. Vediamo se ci riusciamo. Mo con grande rabbia, perché qua mi si stanno incastrando tutte le cose, vediamo cosa succede se io misuro come resistenza questo condensatore elettrolitico. Ecco, faccio così e ho un valore fisso e non capisco per quale motivo mi dia un valore fisso, ma faccio così e questo valore poi comincia a lampeggiare, sale e non si capisce che cazzo sta facendo, e sono arrivato ai mega ohm. E poi lo giro al contrario e c'è questo puntino che scorre e va a zero, però poi torna a diventare mega ohm. Quindi va da una parte e va dall'altra. Ora, il condensatore quando si carica ha un picco di corrente che poi scende piano piano. Ma qui è difficile vederlo. Sugli analogici è un po' un bordello, insomma. Vediamo col digitale è un casino, come avete visto. Vediamo con l'analogico. Io gli do corrente. E lui fa un saltello e poi torna giù, perché si carica e torna giù. È lo stesso dall'altro lato, si carica e torna giù. Vediamo con la scala 1 kilo-ohm. Con la scala 1 kilo-ohm si carica, vedete, e poi torna giù e scende. Questo è il corretto funzionamento di un condensatore. Ora, se io giro la polarità, lo carico al contrario, e lui si carica a palla, sta tirando corrente, e poi scende. E così è molto comodo misurare un elettrolitico. Certo, ci indica empiricamente che sta funzionando, perché per capire se il condensatore elettrolitico è buono, anzi, se è buono, servirebbero altri test. Bisognerebbe misurare la capacità, la resistenza in serie, le SR, il Q... Per evitare di prenderlo nel Q, bisogna misurare il Q dei condensatori. A volte la lancetta è una comodità. E poi c'è un altro plus. Se io devo misurare delle tensioni con questo, io posso farlo per sempre, per tutta la vita, perché questo coso non ha bisogno di batterie. Le batterie gli servono solo per misurare le resistenze. Ma tensioni e correnti continue e alternate, io non ho bisogno di batterie. Quindi posso metterlo in auto e dimenticarmelo. Certo, con questo avrò delle letture adatte ad usi in miniere, quindi un po' imprecisi.
ma esistono degli ottimi tester analogici che fanno delle letture veramente accurate, e per questo tipo di letture non serve la batteria se non per le misure di resistenze. E dopo aver perso tutto questo tempo a parlare di queste cazzate, io vi saluto. E però c'è un epilogo dovuto alla ricerca di questo tester online. A quanto pare questo tester è prodotto da più di 30 anni e la prima produzione sembra essere giapponese, di un'azienda che si chiama Sanwa, o Sanwa, adesso non ricordo, dovrebbe essere Sanwa come questo. Ora, questo sembrerebbe essere uno degli originali vintage ed è praticamente identico, però non siamo del tutto sicuri. È andato all'asta per addirittura per 46 euro, vedete, ed è di quelli di una volta, addirittura in India, si trovava in India. Ma come è possibile che questo è stato venduto in India? Va bene, però c'è tutta la descrizione in italiano. E il venditore è indiano. Va bene, ne prendiamo atto. Spedizione gratis addirittura. Ma cose da pazzi. Va bene, noi abbiamo cercato la Sanwa e abbiamo trovato che è un'azienda giapponese che è nata addirittura nel 41. Wow, è nata nel 1941 e ha cominciato a fare cose e ha fatto cose e ha fatto sempre più cose, e abbiamo trovato diversi prodotti della Sanwa. Ci sono multimetri di vario tipo, come vedete molto somiglianti anche, solo che questi sono gli originali giapponesi. Tra i prodotti di una volta, ah ecco, qua c'è addirittura un imitation warning dove loro spiegano che sono oggetto di copie e imitazioni, e infatti abbiamo Sanwa, Sunwa, Sunwa, con tutti questi nomi a cazzo e copie cinesi. Qua c'è quello genuino, qua c'è quello imitazione, e così via, e così via. E per finire, qui cosa abbiamo? Tra i prodotti discontinuati c'è tutto un elenco, ma non ho trovato l'YX1000A. Quindi il mistero rimane, e alla fine io ho cercato qualcosa online e ho trovato questo della Sanwa Vintage, che è veramente qualcosa di spettacolare, e spero di poterlo prendere. Perché direte voi? È perché ormai ho preso la discesa, e questo è veramente giapponese, questo è veramente, c'è scritto comunque Made in Japan, e questo è lui, l'originale. Vedremo se riuscirò a mettere le mani su questo oggetto. Costa forse un po' troppo, vediamo se mi fanno un'offerta. Grazie e buonanotte.